Ospite in studio nel nostro telegiornale l'avvocato Siniscalchi, Giovanni Siniscalchi. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi parliamo di un'iniziativa importante sia per i contenuti, sia perché ricorda una persona a noi profondamente cara come Andrea Cafiero, un avvocato scomparso prematuramente che tutti i cittadini del Vomero, ma non solo, lo ricordano come una persona eccezionale, perché ricordiamo che Andrea Cafiero, prima di essere un grande avvocato, è stato un grande uomo, ma soprattutto è stata anche una persona che ha ricoperto l'incarico di presidente della circoscrizione con amore e ha lasciato un ricordo indelebile verso i suoi cittadini. Senz'altro, insomma, il piacere di essere qui e in qualche modo di tratteggiare il profilo di un collega. Lui mi uniscono così ricordi di carattere personale e poi quelli chiaramente professionali. Il pensiero va per quelli personali, agli incontri durante l'estate in una terra da lui molto amata, quale quello del Cilento, che poi ha scelto come sede per poter organizzare ormai da oltre 12 anni questo stage di diritto dell'Unione Europea. E quelli professionali sono legati ai nostri incontri frequenti nelle aule del Tribunale. Devo dire che il suo impegno come avvocato penalista è stato sicuramente importante. A questo va senz'altro aggiunto anche la sua militanza. In più occasioni ha deciso di candidarsi per il Consiglio dell'Ordine e più volte è stato eletto consigliere dell'Ordine svolgendo il ruolo con grande professionalità. Questo dodicesimo stage di diritto dell'Unione Europea si è svolto appunto, come abbiamo detto, a San Marco di Castellammate, a San Marco di Castellabate, un convegno organizzato le prime volte proprio da Andrea Cafiero. Quindi Sì. voi avete voluto Sì. lasciare questa impronta. Si è parlato di temi importanti, temi anche cari ad Andrea Cafiero, Sì. come l'ambiente, uno tra questi. Senz'altro. È opportuno ricordare che tra le tante sue attività, un impegno costante lo ha, come dire, riservato alla formazione continua dei giovani, delle nuove generazioni. E quindi ha avuto un'idea lungimirante ormai 12 anni fa e ha deciso di, in qualche modo, affrontare il tema del diritto dell'Unione Europea e del diritto internazionale, creando un'apposita commissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ha scelto la sede di Castellabate e lì, nel corso degli anni, si sono veramente avvicendati eccellenti figure, cervelli validissimi, giudici della Corte Costituzionale, magistrati della Cassazione, avvocati provenienti dalla Spagna, dalla Francia, dall'Inghilterra e devo dire anche delle eccellenze nazionali. Nel corso degli anni poi si è creata un'interazione anche con vari consigli dell'ordine del territorio nazionale. Quest'anno in modo particolare, io ho l'onore da un po' di anni di essere invitato quale relatore, Ricordiamo abbiamo. che lei è anche Presidente della Commissione Ambiente dell'Ordine degli Sì, Avvocati. un impegno che sto portando avanti da qualche anno, su, devo dire, stimolo e impulso del nostro Presidente, l'Avvocato Francesco Caia, che costantemente offre, o comunque ci stimola a compiere questo tipo di attività. E quest'anno, dicevo, abbiamo affrontato il tema attuale, caldo, della Terra dei Fuochi. E quindi di fatto, unitamente al Dottor Fragliasso, che come sapete rappresenta oggi un po' è il procuratore aggiunto e quindi di fatto coordina tutti i reati in materia ambientale, abbiamo affrontato il tema e la legge che ha convertito il decreto legge sulla Terra dei Fuochi, evidenziando che si tratta sicuramente di un primo intervento normativo che arriva dopo 20 anni di colpevoli ritardi, ma soprattutto evidenziando una serie di criticità. E quindi su questo si è sviluppato un po' il nostro intervento e quel Bisogna convegno. considerare i beni ambientali come beni comuni. Forse partendo da questo presupposto sarebbe appunto la strada giusta per risolvere alcuni problemi. Senz'altro, sentire sempre di più l'ambiente come dire, un punto di riferimento per noi cittadini, e a cominciando anche dai gesti più elementari, è fondamentale. Però lei sa che il tema importante è quello dei rifiuti industriali e di questo smaltimento illegale che ormai da oltre 20 anni si sta realizzando senza controllo sul nostro territorio. I ritardi sono stati incredibili. Oggi, attraverso anche questi nuovi strumenti, si sta mappando il territorio, si sta monitorando il nostro territorio. Ma insomma, abbiamo bisogno di troppi anni per poter ancora venire fuori e modificare i terreni e realizzare una messa in sicurezza di un territorio devastato. Si è parlato durante questo stage anche di un altro tema importante, l'immigrazione. Sicuro.
un tema sentito, forte, e anche su questo le politiche europee devono sicuramente cambiare. Da più parti si sta ascoltando e si sta sentendo che il problema non può essere ricondotto in via esclusiva al territorio nazionale italiano, anche perché per ragioni geografiche siamo, come dire, il primo paese che in qualche modo raccoglie questi sfortunati cittadini dei paesi del Maghreb e di tante altre aree del Mediterraneo. Una politica europea che vada verso una corretta distribuzione di questi cittadini deve essere sentita come un fatto cogente, quindi credo che il nostro Presidente del Consiglio debba sicuramente far sentire la propria voce. Quanto cambia la figura dell'avvocato in una visione così europeistica? Beh, io credo che, e questo è un po' l'intento di questi stage, una preparazione sempre più serrata in quella che è la legislazione del diritto europeo diventa sempre più fondamentale. I cittadini stanno capendo, soprattutto negli ultimi tempi, come molte decisioni che vengono prese a Bruxelles hanno la capacità poi di incidere sulla nostra esistenza quotidiana in modo cogente, talvolta certamente non gradito. Si pensi anche a tutta l'area, potremmo dire, anche di interventi europei in materia di agricoltura, addirittura anche alimentare, dove questi tipi di interventi non sono stati veramente accettati dal territorio nazionale italiano. Quindi come cambia la vostra professione nel concreto? La capacità di conoscere queste norme ci consente di creare una serie di collegamenti con studi anche al di là del nostro territorio, ma ovviamente i tempi sono ancora lunghi perché si creano delle differenziazioni tra l'area, come dire, penale rispetto a quella civile e quella amministrativa. La conoscenza maggiore della norma e sicuramente un'evoluzione anche a livello internazionale creerà delle fusioni, delle sinergie che al momento sono ancora in fase abbastanza iniziale. L'anno prossimo siamo in chiusura, vi ritroverete a San Marco di Castellabate per continuare a ricordare Andrea Cafiero, da dove abbiamo cominciato, concludiamo così. Sì, il ricordo di un collega autorevole deve dare a noi, come dire, perle di saggezza. Credo che ciascuno di noi debba seguire un poco una strada che lui ha tracciato. Al di là di quello che è l'impegno professionale, diventa fondamentale la militanza nell'ambito della nostra attività professionale, ma sicuramente anche la formazione dei giovani. E poi vorrei ricordare che si è cimentato nel corso degli anni anche nella narrativa e nella saggistica e ha riscosso anche come dire, critiche positive da parte degli addetti ai lavori. Ringraziamo l'avvocato Giovanni Siniscalchi per aver accolto il nostro invito. Grazie. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Buonasera, avvocato. Buonasera.